Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in una pista veramente bellissima, una delle mie preferite, Savignano. Sono molto contento. Siamo sempre con, anzi bisogna dire, siamo con Giacomino che torna. Giacomo, ciao. Come stai più che altro? Sto molto bene. La moto l'abbiamo sistemata? Penso di sì. Quanti danni abbiamo fatto? Non tantissimi, per fortuna. Per fortuna non mi sono fatto niente io, ecco. Ah, ma è la moto l'importante. Senti, si strisciava le plastiche. Ah, beh, sì. L'importante, lui può rompersi ossa, braccia. Però la moto non si può strisciare. Ti ricordi qualcosa? Sì, che mi ricordo. Anche l'incidente e tutto, è tornato. Il momento prima dell'impatto mi ricordo e basta. Dopo mi sono risvegliato il furgone. Nel video di 15 giorni fa, quello di Arco. Non hai messo che ti ho detto che non faccio i video ma aprirò il mio canale? L'ho messo su quello di Matova, che dovrebbe essere già uscito. Lo apri per farmi concorrenza? Beh, ci vuole poco fare concorrenza a te, ma mettiamo la patata intanto come contenuto interessante. Allora già mi superi sicuro. Cosa c'è? Apri un canale anche te? No. Niente? No, io sto fuori da... Te non vuoi apparire nemmeno in questo. Esatto. Non è cosa che mi interessa. Attenzione, attenzione! Buongiorno. Buongiorno. Dopo mille disavventure siete arrivati. Un problemino tecnico, basta. Sai che sono falso umani e non sono contento. Dai che sei tardi, Dio bon. Perché tu non sei cambiato? Perché abbiamo usato la mia sedia per tenere il posto e non avevo posto per cambiarmi. Vedi come mi sacrifico. Ma vai figa. Oh, anche sai che bombe che attaccavo a usare il completo che Emo regala l'anno scorso? A buon'ora. Meglio tardi che mai. Devo pagare. Noi invece siamo pronti, vado a cambiarmi anche io, poi entriamo per il primo turno. Vi lascio il tempo della sigla per mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram per sapere dove andiamo a correre, che lo scrivo sempre nelle storie. Se volete vedere quello che utilizziamo, link a Amazon in descrizione, c'è tutto. Dai, ci cambiamo al primo turno, via. Ed eccoci a Savignano, pista preferita, vai vai! Silvia davanti, primo giro, vediamo com'è. E qui è un po' bucata. Secondo turno, il traffico è importante anche oggi. Thank you.
Ed eccoci dopo due turni, caldo importante, così come il traffico. È proprio Isabella, dai. Andiamo a vedere chi sta lavorando. Cosa stai facendo? Cercando di sistemarmi le leve. Cambiato la predisposizione di paramani. Paramani seri adesso, no? Sì. Ti trovi? No. Intervista agli altri piloti. Adesso che sto mangiando, Dio buon monkey. Non c'è tempo, perché poi cominciano a girare i grandi e c'è il rumore di moto. La pista è carina, un sacco di gente, turno mini, tutto quello che voleva Monti, insomma. Però caldo. Sto bene, sì. Cerchiamo di divertirci anche oggi. Gas a martello, moto piatta appartutto. No, ti stico che gira l'acceleratore. No. Finalmente la Silvia una volta che viene via e corre. A me piace Sauvignano, io ho sempre corso qua a Sauvignano. È una pista che mi piace il tracciato, ma le condizioni della pista non sono proprio ottimali, perché passiamo da Pongo che dici accelero come un drago e al poi secco. Trovi al secco che dici meglio prenderla un po' così. È piuttosto della nebbia di settimana scorsa, no? Resta umida la pista. Vabbè. Anche io c'hai. Uno per me il problema è il numero delle moto invece. Vabbè, ma tu ti fai fisime mentali, io no. Ah, perché mi fai tanti sorpassi? Il problema sono tutti i sorpassi. Che fai? Sì, infatti è vero che ti giri con aria di sfida ogni volta che superi qualcuno. Ti giri a guardarlo dritto negli occhi per fargli dire cazzo, sono io il re di Sauvignano. Com'è la tua esperienza? Quando mi hai visto in pista, com'è stata? Ho preso paura. Non sapevo se fosse un incendio da quanto forte è passato quel mezzo rosso. Facevi polvere nel pongo da quanto veloce passavi. Non sapevi se montarmi sopra o no praticamente. Sì, a fare a gara del doppio... Posso dire una cosa? Bombe ha detto che riesce a superare meglio me di Monkey, quindi io lo prendo come un complimento. Sì, intralcio lei che te. Io sono un intralcio. Sì, perché ti fermi in curva a guardare dietro. In centro curva, Dio caro, non è che... Centro curva ti rallenti e guardi... Sì, però dopo recupero sui salti che la metto piatta. Sì. Sì, perché è il classico che è terra piattista questo, no? Per quello la mette piatta, è convinto che... Te cosa dici, Giacomo? Ritorno in moto, com'è? Dai. Bene. Andiamo dentro? Sei contento della giornata? La moto va bene? Hai paura? Rabalti l'acceleratore, moto piatta nei salti anche te? No? No. Non sono un bravo ragazzo. Guarda, tu te dormi, sei il top. Adesso io e Monkey andiamo dentro, che così non troviamo traffico e non troviamo nessuno che ci rompi i coglioni. Così dice il buon Federico, bisogna vedere se ha ragione. Ma senti, guarda, è già l'una e 02. Senti? Non c'è neanche una moto. Senti? Allora andiamo dentro. Allora andiamo dentro. Andare a dare gas. Via, 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 via. Thank you.
giornata finita qui. C'è stato sempre abbastanza traffico, forse un po' meno gli ultimi turni, ma dai, ci siamo divertiti. Giro di opinioni come al solito. Allora Davide, hai provato anche la 450 Zwin? Due giri, tre forse, e quindi? No, uno mi sa anche fermare. Opinioni? Bisogna provarle più, però vabbè, insomma, rispetto alle sospensioni originali vanno un po' meglio queste qua. E dopo motore gira da Dio, telaio fantastico, una bici, veramente, rispetto alla mia anche. Eh sì, il telaio nuovo va forte. Che dire, la pista si è fatta un po' desiderare. Peccato. Non mi sono divertito tanto. No? Sono sincero, proprio un co'. Ma dai. Che osaggio. Sono arrivato a Fiasmonà, giornata un po' sbagliata. Dopo pista era fia monotona. Niente, vabbè, oh, può capitare anche queste giornate a merda, su tutte lì. Silvia. Salve. Io. Te hai avuto il privilegio anche delle foto. Perché gli altri sono andati fuori? Anche a se mi non compaio mai nei video che so in moto, compaio sempre solo durante le interviste. Perché sì? Mi guardo, però. Ah, ciao. Nessuno mi fa foto e quindi mi compaio così, non in veste non ufficiale. Comparsa. Come comparsa. Posso scendere per favore, grazie. No, io mi sono divertita, la moto va bene. Contenta di sta Kawasaki? Davide, te la critica, ma te è contenta. Cioè, è la terza Kawasaki che ho, quindi per me. Sì, però nuova generazione, dai. Vabbè, ho avuto il 2018. Ok, beh, dai, sì, beh, accensione dai. A pedalina ancora, beh, però. E niente, io sono contenta. A me questa pista è sempre piaciuta, anche a livello di tracciato. Oggi era un po' particolare la preparazione del terreno, però tutto sommato, devo dire, abbastanza bene comunque. Bene, 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 bene. Qua abbiamo già caricato tutto. Siamo pronti a partire. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per sapere dove andiamo a correre, magari così ci possiamo beccare in pista. Mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale se non siete già iscritti e noi come al solito ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.